Bene, allora adesso concludiamo questo argomento in merito ai pregiudizi pseudoscientifici comunque diciamo, della cultura greca, che peraltro in realtà viene considerata un po' il capisaldo della cultura occidentale. A me francamente non è mai piaciuta in generale come cultura, faccio veramente tanto fatica a doverla studiare ogni volta, a doverla poi riproporre sempre, però vabbè, mi rendo conto che purtroppo è inevitabile perché questi germi pestiferi misogini ce li portiamo avanti da millenni, quindi per forza di cose, se voglio trattare la misoginia, mi devo anche sciroppare le idiozie dei greci. Comunque, vi leggo giusto l'ultimo concetto che ci interessa, questo discorso del fatto che per i greci. Quindi anche per questo discorso diciamo, di Aristotele, poi soprattutto anche nel discorso dell'ideologia cristiana che si verrà a formare nell'epoca della scolastica in poi, quando di fatto poi Tommaso d'Aquino cristianizza l'intero Aristotele, c'era un po' questo discorso del fatto che la femmina fosse molle, passiva e acquosa. Tra l'altro questo riferimento aristotelico è stato tirato fuori anche nel commento del signorino che lo difendeva, dicendo che appunto la femmina in realtà è più passiva. Lo confuteremo, ecco, confuterò questa idiozia. Innanzitutto vi leggo lo stralcio, siamo sempre qui. Vi leggo appunto lo stralcio per farvi vedere questo discorso della femmina che veniva giudicata più acquosa. E poi trattiamo anche questo discorso della femmina passiva, vi dimostrerò che le femmine non sono passive, ve lo dimostro proprio in maniera molto semplice. Così il signorino potrà farsi una cultura sulle donne, ecco, dopo aver visto tutta la serie di video. I signorini aristotelici potranno appunto farsi una vera cultura sulle donne, così magari appunto possono essere utili anche per loro questi video. Allora, siamo a pagina 513, uno stralcio preso dal libro che si chiama Il Regime, libro primo, scritto da Ippocrate. Ad un certo punto c'è questo stralcio, adesso inquadro anche la pagina. Ad un certo punto c'è questo stralcio che parla delle donne acquose. Ecco, fa un po' questa spiegazione, ecco, secondo Ippocrate, del perché le donne sono acquose, ed è perché appunto gli uomini in realtà erano tendenti a fuoco. Maschi e femmine si formano per quanto è possibile nel modo seguente: le femmine, essendo più acquose, si sviluppano mediante cibi, bevande, un tenore di vita umido e molle. I maschi, tendendo più al fuoco, si sviluppano mediante cibi re a regime secco caldo. Se dunque si vuole avere una femmina, bisogna adottare un regime acquoso. Se si vuole avere un maschio, bisogna adottare un genere di vita nel quale predomini il fuoco. Non solo l'uomo, ma anche la donna deve sottomettersi ad esso, perché contribuisce allo sviluppo non soltanto ciò che viene secreto dall'uomo, ma anche quanto viene secreto dalla donna per i seguenti motivi. Avevamo appunto visto che alcuni pensatori dell'epoca credevano che anche la femmina avesse uno sperma, cioè. Non avevano, appunto, non sapevano che quella secrezione lì che la donna emette durante il rapporto sessuale non è un discorso di sperma, è un discorso appunto di secrezione che serve a un discorso di lubrificazione vaginale proprio per evitare dei traumi fisici alla vagina che appunto si deve appunto aprire, ecco, si deve di conseguenza allargare. Ciascuna delle due parti non ha di per sé un movimento sufficiente in rapporto all'abbondanza dell'umido per consumare l'acqua che affluisce a solidificarla a causa della debolezza del fuoco. Ma quando emesse contemporaneamente capitano nel medesimo luogo, il fuoco si unisce al fuoco e parimenti l'acqua all'acqua. Allora, come vedete anche voi, questo è una. Tra l'altro, poi tutta questa discussione va avanti diciamo, va avanti per altre. Anche per una decina di pagine. Dove appunto secondo Ippocrate bisognava, parlando del capire, ecco, del sapere, del cercare di capire come mai i feti diventassero, ecco, nascessero o femmine o maschi, bisognava tirare in ballo questo discorso di acqua e di fuoco, diciamo, non solo di temperature, ma anche questo discorso proprio di cose più o meno acquose, più o meno.
più o meno calde. Infatti, per Ippocrate, le femmine, essendo più acquose, si sviluppano mediante cibi e bevande un tenore di vita umido e molle. I maschi, tenendo più al fuoco, si sviluppano mediante cibi e regime secco e caldo. Poi, ovviamente, qui lui va avanti parlando anche di altri elementi, però adesso, vabbè, ripeto, non ve lo leggo tutto, perché comunque dovrei leggervi praticamente tutto dovrei leggervi tutta la dissertazione, come vedete, sono tutte queste pagine qui, quindi poi chi volesse approfondire se lo va a leggere. Se lo va a leggere da se stesso. Quello che mi interessava dimostrarvi era appunto quest'idea sul fatto che per Ippocrate e comunque anche per altri pensatori di questo periodo qui bisognava fare questa distinzione tra maschi e femmine. Cioè, alla femmina, ecco, la femmina era associata a questa dimensione acquosa, vedete qui il termine? Le femmine essendo più acquose. Siamo qui. Mentre invece gli uomini, ecco, e poi di conseguenza essendo più acquose, secondo Ippocrate dovevano associarsi a cibi e bevande che fossero umide e molli, mentre gli uomini al contrario dovevano essere, erano associati al fuoco e quindi dovevano, diciamo, avere cose più, seguire dei regimi più secchi e caldi, vedete qui, secco e caldo. Allora, come vedete, anche qui questa è un'idea che ovviamente per loro era sensata, ai nostri, diciamo, ai nostri occhi è un delirio, cioè è delirante, ecco, c'è cioè un qualcuno che pensi di poter fare medicina o scienza, ecco, che per cercare di capire questo discorso della differenza sessuale maschile e femminile si appellasse a queste cose di temperatura, di acqua, di fuoco, insomma, e noi lo giudicheremmo appunto ridicolo. Per lo stesso motivo è anche ridicola il grande cavallo di battaglia di Aristotele, non solo di Aristotele, anche dei signorini aristotelici di adesso, del 2018. Su questa idea che il fatto che il maschio attivo e la femmina è passiva, allora perché è un'emerita deficientata? Lo spieghiamo subito perché. Allora, innanzitutto perché da un punto di vista fisico non è vero, perché? Allora, l'unica differenza reale e diciamo comprovata e che poi effettivamente è biologica tra maschi e femmine è solo un discorso di potenza muscolare. Nel senso, è noto e risaputo che gli uomini hanno una potenza muscolare maggiore delle donne. Ecco, nella media, al di là del fatto che anche gli stessi uomini, comunque, anche tra di loro hanno diciamo, hanno una diversa potenza muscolare. Nel senso, ci sono uomini che hanno una potenza muscolare maggiore, pensiamo ad esempio per dire agli sportivi piuttosto che ai culturisti. E uomini stessi che invece hanno una potenza muscolare minore, per dire, magari sono uomini a cui non interessa fare sport, quindi l'unica differenza che esiste da sempre, esisterà da sempre, esisterà eternamente tra uomini e donne è semplicemente un discorso di potenza muscolare, quindi per dire bicipiti. Potenza muscolare delle gambe, ma per il resto non ci sono altre differenze perché in realtà l'intelligenza, la capacità di analisi, di pensiero non è che dipende dai muscoli, cioè non è che una persona che ha tanti muscoli è più intelligente di una persona che non ha muscoli, anche perché se poi noi dovessimo prendere questa idea di Aristotele, cioè sul fatto di dire che allora solo le cose robuste e non flaccide, solide, corpose, attive sono migliori rispetto alle cose passive, senza muscoli, flaccide, mollicce, acquose, per usare un po' di termini cari agli aristotelici. Allora dovremmo dire che anche tra gli stessi uomini, cioè dovremmo applicare questa idea anche tra gli stessi maschi, perché in realtà, allora, visto che non tutti i maschi sono dei culturisti, dovremmo appunto affermare allora che gli uomini che non sono culturisti sono cretini, cioè per dire, cioè se dovessimo prendere l'idea di Aristotele, dovremmo appunto sostenere che allora gli uomini che non hanno muscoli o che magari sono più bassi rispetto ad altri uomini sono più difettosi e meno intelligenti. Ma questa è un'idiozia.
Perché l'intelligenza, la capacità analitica, di calcolo, di ragionamento, non è che dipende dai muscoli. Cioè, non è che un culturista è più intelligente di una persona che pesa 50 kg. Quindi, questo discorso, non può, questo discorso della forza fisica, della forza muscolare, non è che può essere preso per giustificare, la capacità, l'intelligenza delle persone. Perché, peraltro, non, cioè, se noi la dovessimo accettare da un punto di vista aristotelico, cioè dire che Aristotele aveva ragione, paradossalmente sarebbe una cosa che va anche contro gli stessi uomini, perché allora se dovessimo prendere questo assunto dovremmo appunto fare le stesse distinzioni appunto tra gli stessi uomini, quindi allora dovremmo dire che solo gli uomini muscolosi sono intelligenti, tutti gli altri sono stupidi. Capite un po' diciamo, il ragionamento, ecco, se dovessimo prendere questa idea qui. Ma in secondo luogo, cioè al di là del punto del fatto che comunque l'intelligenza non dipende, parlo proprio della capacità del cervello di analizzare le cose, di ragionamento, di predisposizione per dire, non è che dipende, non dipende dai muscoli, non dipende dal fisico. Anche qui, altrimenti poi dovremmo dire ad esempio che una persona che non avesse il fisico sano, per dire, pensiamo magari a una persona che ha subito una mutilazione piuttosto che una persona che nasce con una malattia fisica. Allora dovremmo sostenere che se la perfezione consiste solamente diciamo, nella forza muscolare, ottimale, allora dovremmo dedurre che tutti quegli uomini che magari hanno una menomazione o magari hanno un problema fisico, ne dovremmo dedurre che sono tutti deficienti. Cioè, per dire, è per questo che l'idea di Aristotele in realtà è un'emerita idiozia, cioè l'unico che veramente era difettoso nel cervello era solo lui, è quello il punto, perché solo un idiota può pensare simili cose. Ma comunque sì, al di là di questo, l'idiozia di Aristotele sul fatto che secondo lui la femmina era passiva è un'idiozia che si smonta anche molto facilmente, così proprio andando terra a terra, essendo molto, molto brutali e molto spicce, dicendo che chi ritiene che la femmina sia passiva, cioè un uomo aristotelico, ecco, che dovesse ritenere, dovesse sostenere che la femmina è passiva, è un uomo che non conosce minimamente un discorso di vagina, perché la vagina non è passiva, cioè la vagina non è immobile, la vagina ha una serie di movimenti, di contrazioni, non solo prima e durante l'atto sessuale, ma anche comunque parlando di ciclo mestruale e anche comunque parlando di parto, quindi comunque di gravidanza e del momento di partorire. Perché, vabbè, io sono donna e lo so perché, cioè, lo sperimento sulla mia, diciamo, sulla mia fisicità, cioè sul fatto che le mie parti intime sono attive, cioè non è che sono lì ferme, immobili, pietrificate, passive. Quindi, vabbè, io lo so per esperienza personale, però penso anche che un uomo, un qualsiasi uomo che sia andato appunto, abbia avuto un rapporto sessuale con una donna consenziente e volenterosa, sappia benissimo che la vagina femminile ha delle contrazioni ecco, prima dell'atto può capitare, ma anche comunque durante l'atto sessuale. Cioè la vagina femminile reagisce come? Ha una serie di contrazioni, di movimenti. Quindi non è un organo passivo, fermo, lì, che se ne sta fermo come un pezzo di pietra e non ha reazioni, non ha movimenti. Peraltro il fatto stesso che comunque la vagina si lubrifichi, già quello comunque è un'attività, è un qualcosa che la vagina fa, perché in realtà, cioè per formare il liquido si attiva tutta una serie di ghiandole. La vagina stessa ha delle contrazioni, le ha comunque durante il rapporto sessuale, ma le ha anche comunque cioè durante il parto, ecco, per la gravidanza, ecco, quando partorisce, la vagina si muove come? Si contrae come l'utero femminile, cioè l'utero femminile si contrae, ha dei movimenti. Cioè che Aristotele, che odiava le donne, non sopportava le donne perché era pederasta, preferiva i giovincelli, dicesse, sostenesse che le femmine, sono passive, e quindi, non erano capaci di muoversi, non erano, erano flaccide, erano molli, erano difettose. Vabbè, si può anche spiegare sul fatto che appunto Aristotele, essendo misogino, voglio dire, non sapeva neanche come fosse fatta una donna nuda,
appunto possiamo anche giustificarlo così, cioè dicendo, possiamo cioè cercare di capire perché lui abbia detto che appunto la femmina era passiva, proprio perché il signorino Aristotele, detto proprio brutale brutale, non aveva mai visto una vagina in vita sua. Cioè, perché un qualsiasi uomo che sia andato con una donna consenziente, quindi non con una donna che è stata stuprata, ma una donna consenziente, sa benissimo che la vagina si muove, ecco, cioè ha una serie di reazioni, di contrazioni. Solo un uomo che non è mai stato con una donna o odia le donne, queste cose non le sa. Quindi anche qui, quando un signorino aristotelico scrive come commento che la scienza moderna dà ragione ad Aristotele, a me non sembra che la scienza moderna dica che la vagina femminile non ha movimento, non ha contrazioni o non fa una serie di reazioni fisiche, chimiche. Anche all'interno, comunque anche in parte all'esterno. A me non risulta. Cioè, a me risulta, ripeto, che la scienza moderna dica appunto che l'apparato riproduttore femminile si muove come. Tanto per iniziare, ripeto, c'è questo discorso comunque che la vagina ha tutta una serie di contrazioni, ma ce le ha comunque anche prima del rapporto sessuale, non solo nel durante, ma le avrebbe comunque anche da un punto di vista del partorire. Quindi il movimento la vagina ce l'ha. Fa comunque tutta una serie di, ha tutta una serie comunque di reazioni chimiche, fisiologiche che servono appunto a produrre appunto questo liquido appunto che serve da lubrificante, comunque serve anche ad esempio le secrezioni per quanto riguarda il ciclo mestruale. Quindi anche lì come si fa a dire che l'anatomia femminile è passiva quando in realtà per tutti i giorni l'utero femminile ha dei movimenti, certo ha dei movimenti interni, voglio dire che non si vedono a vista d'occhio agli occhi di un uomo, però in realtà ci sono, cioè non è che perché l'uomo non li vede che questi movimenti non esistono. Ma voglio dire, una qualsiasi donna sa benissimo che cioè, quando sta con l'uomo che le piace, quando ha comunque un'attività sessuale che le dà soddisfazione, sa benissimo che la vagina si muove e ha una serie di contrazioni. Cioè, a me sembra veramente assurdo dover fare dei video per ribadire un qualcosa che dovrebbe essere già ovvio, a partire comunque dalle prime esperienze che uno diciamo, dai primi rapporti di fidanzamento, dai primi flirt, chiamiamoli così. A me sembra veramente ovvio dover fare dei video per dimostrare una cosa che secondo me sanno anche i bambini, diciamo, delle medie, le prime cotte, i primi amori, voglio dire, ma vabbè. Mi trovo costretta nel 2018 a fare dei video per spiegare ai signorini misogini, aristotelici e dei fans vari di Tommaso d'Aquino, mi trovo costretta a fare dei video per spiegare l'ovvio, cioè per spiegare il palese, che dire che la femmina è passiva è un'immerita cretinata, cioè è un'idiozia proprio, perché in realtà la può affermare, la può credere, la può affermare solo un uomo che non abbia mai visto una vagina dal vero, cioè che non l'abbia proprio toccata, non l'abbia vista dal vero. Perché un qualsiasi uomo, ripeto, che ha visto, l'ha toccata, c'è stato vicino, l'ha penetrata, l'ha guardata, sa benissimo che la donna ha una serie di, cioè le donne ovviamente consenzienti hanno una serie di contrazioni. Quindi anche qui, i signorini aristotelici, ci spieghino un po' anche cosa secondo loro la femmina dovrebbe essere passiva. Cioè ce lo spieghino, se hanno argomentazioni, se hanno argomentazioni, materiale. Ce lo spieghino, cioè ci mettano tutti i link che ce lo spieghino e ce lo facciano sapere, se secondo, cioè come secondo loro la femmina sia passiva, perché in realtà il corpo femminile non è affatto passivo. Cioè, al di là del fatto che anche la donna può fare sport tanto quanto l'uomo, certo non può raggiungere i livelli, diciamo, agonistici che può raggiungere l'uomo, ovviamente. Ma per dire, una donna può benissimo giocare a calcio, cioè c'era ad esempio una calciatrice famosa italiana che mi pare si chiami Carolina Morace, mi pare, per dire che è stata una delle più grandi calciatrici, ma non solo italiane, ma anche proprio internazionali. Ma la donna può fare comunque qualsiasi tipo di sport, ci sono comunque delle donne che fanno anche sport, diciamo, che potrebbero appunto essere abbastanza impegnativi da un punto di vista di
di prestanza fisica, come potrebbe essere per dire la boxe o comunque altri sport. Cioè, al di là del fatto che vabbè, a me non piacciono quel genere di sport, io non sono un'appassionata di sport, quindi in realtà me ne intendo molto poco, però voglio dire, penso che la donna può fare veramente qualsiasi tipo di sport. Cioè, certo, magari uno potrebbe dire, però durante il ciclo mestruale magari rende di meno, sì, però esistono comunque dei farmaci che ti tolgono il dolore, quindi anche lì il problema è comunque temporaneo, voglio dire. Quindi anche qui la discriminazione, cioè il dire che la donna è passiva solo perché, vabbè, ha meno muscoli rispetto agli uomini, però comunque se si impegna può fare comunque sport, anche qui mi sembra comunque un'idiozia, ma ad ogni modo se dovessimo riferirci al fatto che secondo gli aristotelici, secondo gli idolatri di Aristotele, o secondo Aristotele stesso, la femmina è passiva perché secondo loro la vagina femminile se ne sta lì immobile, ferma, pietrificata, mentre secondo loro è solo il pene che ha un movimento, secondo me sono uomini che una vagina vera non l'hanno proprio mai vista, ma neanche toccata, ma neanche guardata da lontano, perché ripeto, io credo che veramente qualsiasi uomo che abbia avuto una relazione con una donna sa benissimo che la vagina ha delle serie di contrazioni, cioè si muove. Cioè, mi sembra veramente di dover specificare l'ovvio. Ma comunque sia, ripeto, cioè, si muove anche comunque parlando di ciclo mestruale, perché comunque la vagina è sempre in attività. Anzi, addirittura poi c'è questo discorso appunto del fatto che essendo un ambiente dove appunto si sviluppano fortemente, cioè ci sarebbe appunto il problema di uno sviluppo di batteri, in realtà poi appunto la stessa vagina mette in serie tutta, cioè mette in atto tutta una serie di, diciamo, di meccanismi appunto per evitare questo genere di problematiche. Quindi anche qui, signorini aristotelici, ci spieghino in base a che cosa ritengono che la femmina sia passiva, perché io più di dire a questi signorini che le vagine delle donne vere, le contrazioni, i movimenti ce li hanno e come. Se poi non ci credono, perché non hanno mai visto una donna, perché essendo misogini non sono mai stati con una donna vera, non è colpa mia purtroppo. Cioè, voglio dire, il mio consiglio è appunto quello di essere meno misogini e mettere da parte Aristotele e vedete, cioè, vedere che appunto magari le donne appunto le trovano. Quindi poi quando vedranno una donna davvero, si renderanno conto che il corpo femminile non è affatto passivo, perché in realtà è un corpo attivo tanto quanto il maschile. Certo, in ambiti diversi, ripeto, ma il corpo femminile è attivo tanto quanto il maschile. Cioè, così come l'organo genitale maschile ha la sua attività, attività di erezione, comunque tutti i meccanismi legati appunto alla genitalità maschile, anche il femminile, anche l'apparato riproduttore femminile ha una serie di movimenti e di attività che mette in automatico in atto. Ma io credo che veramente qualsiasi uomo che sia stato con una donna queste cose le darà per scontate. Vabbè, mi trovo costretta a dover fare dei video per ripetere l'ovvio, cioè per ripetere proprio l'ABC delle parti genitali femminili a questi signorini misogini aristotelici che lasciano i commenti a difesa del loro idolo Aristotele nel 2018. Con tutto che la scienza ha dimostrato che l'apparato riproduttore femminile è mobile appunto tanto quanto quello maschile, ha comunque tutta una serie di sue reazioni particolari. E che esiste comunque l'ovulo femminile, quindi appunto durante il processo della formazione, ecco, della procreazione in realtà c'è un contributo tanto maschile quanto femminile, non solo maschile. Nel 2018 che queste cose le dovremmo sapere proprio così, vabbè, mi trovo costretta a fare dei video per spiegare l'ovvio. Vabbè. Niente, allora direi veramente di concludere qui, almeno per quanto riguarda questo discorso delle confutazioni che ho dato alle cretinate di Aristotele. Perché se c'era veramente qualcuno che era male riuscito e difettoso, questo era solamente lui. Con tutto il male che poi le sue affermazioni hanno portato, soprattutto poi quando quelle affermazioni lì sono state fatte proprio dai cristiani. Niente, spero che allora il video sia stato interessante. Allora, se i signorini aristotelici vogliono confutare il video, cioè vogliono dire che non è vero niente, che i dati sono sbagliati, che io non leggo libri, che io sono senza neuroni, che le donne sono passive, sono senza neuroni,
per sostenere queste cose dovranno ovviamente citare le fonti, cioè devono citare nel commento di confutazione e di argomentazione. Possono scriverlo lungo quanto vogliono. Dovranno citare autore, titolo del libro, numero della pagina. E poi ovviamente lo stralcio che loro usano per fare la confutazione a quanto dato io. Quando loro avranno scritto il messaggio e me lo mandano, il messaggio lo leggerò e andrò a controllare, cioè se la pagina che lui vuole citare come argomentazione è presa dal libro tale e tali. Ebbene, io tramite quella pagina lì, perché voglio il riferimento preciso della pagina, andrò a controllare in biblioteca, non leggerò il libro, andrò a controllare e vedrò se la pagina è scritta giusta, cioè se l'avete trascritta tutta giusta. E ovviamente vi risponderò se è il caso appunto di replicare. Se vedo che manca anche una sola virgola allo stralcio che avete scritto, il messaggio verrà appunto cestinato, perché esigo la perfezione, cioè esattamente come io faccio dei video dove la pagina la metto in mondovisione, dove leggo tutto, cioè non tralascio una virgola, mi aspetto che chi voglia criticare e commentare faccia commentare in senso negativo. Dicendo ad esempio che il video è fatto male, che non è vero niente, che sono tutti i miei deliri, tutto quello che vuole sostenere, lo deve fare citando con altrettanta precisione quanto poi deve citare, quindi appunto dovrete citare il numero della pagina, perché poi io andrò a controllare, cioè io andrò a controllare quanto poi voi dite, se è preso effettivamente da un libro che esiste o non piuttosto un libro di vostra invenzione, se è un libro che effettivamente dice così e non cos'ha. Perché io ovviamente andrò a controllare, quindi pensateci bene prima di fare delle critiche, dei commenti negativi che non siano dei commenti che riportano con estrema precisione quanto voi volete argomentare. Perché appunto se poi io scopro che quel commento lì non è pertinente, è scritto male, manca anche una sola virgola, c'è anche un solo errore, appunto ve lo dico chiaramente, ecco, vi faccio fare la figuraccia che meritate. Perché veramente mi sono stancata di questi misogini che pensano di poter venire qua a fare i loro comodi senza saper dimostrare ulteriormente, senza saper dimostrare poi chiaramente che anche loro hanno letto altrettanti libri quanto li ho letti io. Almeno io i libri che ho letto li so citare, li so dimostrare, so citare il numero della pagina. Quindi chi vorrà criticare, argomentare, dire che non è vero niente, dire che ci sono stati errori, non è vero che è così, non è vero che cos'ha, ecco, scriva un commento che sia argomentato con precisione, con numero di pagina, oltre che il titolo del libro e titolo dell'autore. Altrimenti un commento che manca dell'autore, del titolo del libro da cui traete la vostra confutazione, della bibliografia su cui vi siete formati, del numero della pagina, che contenga magari insulti, verrà appunto cestinato. Niente, allora, detto questo concludo il video, anzi, dopo ve ne faccio un altro, però vediamo già tutt'altro argomento e spero che questa serie di video sia servita appunto per fare la giusta confutazione al signorino Aristotele che era talmente tanto somaro che oltre ad aver sbagliato praticamente tutto quanto, quasi tutto quanto lui ha detto in merito a un discorso di astronomia, come poi peraltro anche faceva notare lo stesso Galileo, quando appunto poi in realtà si era ritrovato a dover sopportarsi le critiche degli aristotelici, perché ovviamente poi nei secoli passati chi osava mettere in dubbio anche una virgola di quanto poi avesse scritto Aristotele, ovviamente veniva ostracizzato, veniva criticato dalla cultura accademica del tempo. Lo sa bene lo sa bene Galileo, che addirittura si era appunto trovato criticato e sbeffeggiato dagli aristotelici del tempo, tanto che ebbe a dire appunto che sembrava che il mondo dovesse andare come aveva scritto Aristotele e non il contrario. E questa cosa, appunto, come dicevo, l'ho subita anch'io perché è bastato fare dei video dove io dimostravo tutte le schifezze di Aristotele, che appunto i suoi fans hanno pensato bene di venire qui a insultarmi e a denigrarmi, ovviamente senza poi saper demolire niente, senza saper confutare niente. Spero che appunto questi video siano la dimostrazione del fatto che
Questo signore Aristotele era un completo somaro, cioè un completo deficiente. Se c'era veramente se c'era stato qualcuno di male riuscito e difettoso, questo era proprio lui, ecco. Ancora prima che andare a parlare dei cervelli femminili, era meglio che si guardava allo specchio e si faceva una sana autoanalisi, ecco, un'umile autoanalisi, alla sua cretinaggine, ecco, perché appunto solo un cretino può scrivere certe cose, può credere certe cose. E io spero di aver dimostrato che di tutte le idiozie che il signor Aristotele ha detto contro le donne, non ce n'è neanche una che sia vera. Quindi altro che dire che la scienza moderna dà ragione ad Aristotele. Visto che tra tutte le idiozie che ha detto, non ce n'è neanche una che sia vera parlando di donne. Visto che appunto ha dimostrato che la donna non è passiva. Passivo sarà stato appunto il cervello di Aristotele, quello sì. Che probabilmente era molto più stupido di un moscerino, perché può anche essere che effettivamente Aristotele fosse molto più stupido di un moscerino, ecco, molto più tardone di un somaro, perché appunto solo un deficiente può scrivere e dire certe infamie contro degli esseri viventi, che appunto sono le donne, ecco, che meritano dignità tanto quanto appunto quegli uomini. Quindi spero di aver dimostrato che appunto appunto se dovessimo appunto appellare qualcuno di essere deficiente, di essere il meglio riuscito, di essere difettoso, queste non sono certamente le donne, ma appunto è stato lo stesso Aristotele, perché appunto solo uno che avesse il cervello in cancrena poteva pensare di dire quello che poi lui ha detto sulle donne. Magari avesse imparato a frequentarne qualcuna, avrebbe visto anche lui che la donna non è affatto passiva, perché appunto in realtà se il signorino Aristotele avesse avuto occasione di vedere una vagina dal vero, magari, ecco, se dedicava giusto 5 minuti, magari appunto evitava di scrivere le idiozie che poi ha scritto. E niente, quindi spero che siano video utili per fare la corretta informazione su questo somaro tardone, rincitrullito, male riuscito, difettoso di cervello che, arrogante e presuntuoso, si permetteva di considerarsi superiore alle donne, ecco, col risultato che poi abbiamo visto appunto che tutto quello che ha scritto è tutta una cozzaglia di idiozie. E penso che solamente gli uomini sono misogini come lui, possono pensare di dare ragione ad Aristotele quando si parla di biologia femminile. Perché un uomo che non è misogino, non pensa che la donna è passiva, ecco, non pensa che la vagina femminile sia passiva. Lo sa benissimo, non essendo misogino e avendo appunto frequentato donne, lo sa benissimo anche lui che il corpo femminile non è passivo e che la vagina, tutto l'organo riproduttore femminile, ha tutta una serie di contrazioni, di movimenti, ecco. Se un uomo che non è misogino lo sa benissimo. Solo un misogino fans di Aristotele appunto può dare ragione ad Aristotele, proprio perché lui stesso non è mai stato con una donna. Bene, concludo qui. Allora, concludo, ecco, almeno questo argomento lo concludo qui, nel senso che adesso non vedremo più le letture da questo libro qui. Nel prossimo video vi faccio appunto invece una lettura diversa per quanto riguarda le donne, in medicina.